Consigliere Lafauci, ieri sopralluogo alla piscina Grazie alla Campagna, cosa avete trovato e qual è il problema? È lo stesso delle ultime settimane, soprattutto il bagno per disabili. Sì, infatti ieri la commissione servizi sociali, presa dalla collega Sara Di Ciuccio, su mia richiesta abbiamo fatto una commissione esterna dove abbiamo immediatamente notato le criticità che più volte io ho denunciato anche in diverse interrogazioni e che l'amministrazione ha dato risposte molto evasive. Io voglio immediatamente stigmatizzare la loro assenza. Non era presente né l'assessore Calafiori, né l'assessore Finocchiaro e nemmeno i vertici della FIN. Immediatamente abbiamo subito visto che mancano i bagni dei disabili e una struttura nel 2022 non può essere accessibile, non può essere nemmeno aperta senza con le barriere architettoniche. Quindi questo lo denuncio da diverso tempo e mi auguro che quanto prima si possa risolvere la situazione che è diventata davvero incresciosa. Noi ci siamo stati pochi giorni fa con Francesco Giorgio, che è ormai vicinissimo all'amministrazione da tempo. Abbiamo visto la passerella per disabili fatta all'ingresso e c'è stato assicurato che entro il 31 gennaio questi bagni saranno fatti, ma quello che dicevo è di fatto finché non c'è il bagno non si può stare aperti. Ma assolutamente non è una struttura a norma, ribadisco, oggigiorno se io devo aprire un'attività lo stesso comune di Messina non mi dà la possibilità di aprire se non ho il bagno per disabili e se no è tutto a norma. Quella è una struttura che in questo momento non è a norma, è inconcepibile che possa favorire una parte di cittadini a discapito di altri. Avete trovato altre criticità? Ma ci sono state altre criticità che il presidente La Sara Di Ciuccio ha fatto una relazione e ha inviato agli organi competenti affinché si possano risolvere.